Il Medioevo non aveva ignorato la cultura classica, perché sebbene aveva perduto i testi di molti autori antichi, per esempio i testi di Omero e i tragici greci, conosceva Virgilio, Orazio, Tibullo, Cicerone, Plinio il Giovane, Lucano, Ovidio, Seneca, Marziale, Sallustio. Naturalmente il fatto che rimanesse memoria di questi autori non significa che essi facessero parte delle conoscenze di tutti. Talora un autore poteva essere noto in un monastero della biblioteca molto fornita, ma lo stesso autore poteva essere sconosciuto altrove. Però esisteva una sete di conoscenza e in una epoca in cui le comunicazioni parevano così difficoltose, ma comunque vedremo poi che si viaggerà molto, i dotti cercavano in ogni modo di procurarsi manoscritti preziosi. Rimane celebre la storia di Gerbaldo d'Aurillac, che poi diventerà Silvestro II, il papa dell'anno 1000, il quale promette a un suo corrispondente una sfera armillare in cuoio se gli procurerà il manoscritto della Farlasia di Lucano. Il manoscritto arriva, ma Gerberto lo trova incompleto. Non sapendo che Lucano aveva lasciato la sua opera incompiuta, perché nel frattempo era stato invitato da Nerone a tagliarsi le vene, manda al corrispondente solo metà sfera armillare. L'aneddoto è forse leggendario e potrebbe essere grazioso se non si rivelasse come anche in quell'epoca l'amore per la cultura classica fosse molto sviluppato. Ma tuttavia il modo in cui si leggono gli autori classici viene piegato ai fini di una lettura cristianizzante e rimane esemplare il caso di Virgilio. Il Medioevo non ha ripudiato la scienza dell'antichità. Una interpretazione che trova le sue radici nelle polemiche positivistiche ottocentesche vuole che il Medioevo abbia rimosso tutte le scoperte scientifiche dell'antichità classica per non contraddire la lettera delle Sacre Scritture. È vero che alcuni autori hanno cercato di dare una lettura assolutamente letterale della scrittura, laddove essa dice che il mondo è fatto come un tabernacolo. Per esempio, nel IV secolo Lattanzio su queste basi si opponeva alle teorie pagane della rotondità della terra, anche perché non poteva accettare l'idea che esistessero degli antipodi dove gli uomini avrebbero dovuto camminare con la testa lì giù. E idee analoghe aveva sostenuto Cosma, un geografo bizantino del VI secolo, che nella sua Topografia cristiana, sempre pensando al tabernacolo biblico, aveva accuratamente descritto un cosmo di forma cubica con un arco che sovrastava il pavimento piatto della terra. Ora, che la terra fosse sferica, tranne alcuni personaggi, lo sapevano già i greci sino ai tempi di Pitagora. Pitagora la riteneva sferica per ragioni mistico-matematiche, lo sapeva naturalmente Tolomeo, che aveva diviso il globo, ma lo avevano già capito Parmenide, Platone, Aristotele, Euclide, Archimede. E naturalmente Eratostene, che nel III secolo a.C. aveva calcolato con una buona approssimazione la lunghezza del meridiano terrestre. Tuttavia si è sostenuto, anche da parte di seri storici della scienza, che il Medioevo aveva dimenticato questa nozione antica e l'idea si è fatta strada anche presso l'uomo comune, tant'è vero che ancora oggi, se domandiamo a una persona anche colta che cosa Cristoforo Colombo volesse dimostrare quando intendeva raggiungere il Levante per il Ponente e che cosa i dotti di Salamanca si ostinassero a negare, la risposta nella maggior parte dei casi sarà che Colombo riteneva che la terra fosse rotonda, mentre i dotti di Salamanca ritenevano che la terra fosse piatta,
che dopo un breve tratto le tre caravelle sarebbero precipitate dentro l'abisso cosmico. In verità, a Lattanzio nessuno aveva prestato troppa attenzione, a cominciare dallo stesso Sant'Agostino, il quale lascia capire, con vari accenni, di ritenere la Terra sferica, anche se la questione non gli sembrava spiritualmente molto rilevante. Casomai Agostino manifestava seri dubbi sulla possibilità che potessero vivere esseri umani ai presunti antipodi. Ma che si discutesse sugli antipodi è segno che si stava discutendo su un modello di terra sferica. Intanto a Cosma, il suo libro era scritto in greco, una lingua che il Medioevo cristiano aveva dimenticato. E questo libro è stato tradotto in latino solo nel 1706. Nessun autore medievale lo conosceva. Nel VII secolo, Isidoro di Siviglia, che pure non era un modello di acribia scientifica, calcolava la lunghezza dell'equatore in 80.000 stadi. Chi parla di circolo equatoriale evidentemente assume che la Terra sia sferica. Anche uno studente di liceo può facilmente dedurre che se Dante entra nell'imbuto infernale ed esce dall'altra parte vedendo stelle sconosciute ai piedi della montagna del Purgatorio, questo significa che egli sapeva benissimo che la Terra era sferica e che scriveva per lettori che lo sapevano. Ma della stessa opinione erano stati Origine e Ambrogio, Beda, Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, Ruggero Bacone, Giovanni di Sacrobosco, tanto per citarne alcuni. Dunque, la materia per contendere ai tempi di Cristoforo Colombo era che i dotti di Salamanca avevano fatto calcoli più precisi dei suoi e ritenevano che la Terra, tondissima, fosse più ampia di quanto il nostro genovese credesse e che egli fosse e che quindi fosse insensato cercare di circumnavigarla. Naturalmente, se né Colombo né i dotti di Salamanca sospettavano che tra l'Europa e l'Asia stesse un altro continente, e questo salvò la vita a Colombo e alle persone imbarcate sulla caravelle. Tuttavia, proprio nei manoscritti di Isidoro appariva la cosiddetta mappa T, dove la parte superiore rappresenta l'Asia in alto, perché in Asia stava, secondo la leggenda, il paradiso terrestre. La barra orizzontale rappresenta da un lato il Mar Nero, dall'altro il Nilo, quella verticale è il Mediterraneo, per cui il quarto di cerchio a sinistra rappresenta l'Europa e quello a destra l'Africa. Tutto intorno sta il grande cerchio dell'oceano. Naturalmente le mappe a T sono bidimensionali, ma non è detto che una rappresentazione bidimensionale della Terra implichi che la si ritenga piatta, altrimenti ad una Terra piatta crederebbero anche i nostri atlanti attuali. Si tratta di una forma convenzionale di proiezione cartografica e si riteneva inutile rappresentare l'altra faccia del globo, ignota a tutti e probabilmente inabitata e inabitabile. Si trattava di una forma convenzionale di proiezione cartografica e si riteneva inutile rappresentare l'altra faccia del globo, ignota a tutti e probabilmente inabitata e inabitabile, così come oggi noi crediamo l'altra faccia della Luna di cui non sappiamo nulla. Infine, il Medioevo era epoca di grandi viaggi, ma con le strade in disfacimento, foreste da attraversare e bracci di mare da superare, fidandosi di qualche scafista dell'epoca. Non c'era la possibilità di tracciare mappe adeguate. Esse erano puramente indicative. Talora si vedeva il facsimile della celebre mappa di Hebsdorf del 1234,
Quello che preoccupava maggiormente l'autore non era di spiegare come si arrivava a Gerusalemme, bensì di rappresentare Gerusalemme al centro della terra. Si cerchi di pensare alla mappa delle linee ferroviarie che propone un qualsiasi orario in vendita nelle edicole. Nessuno da quella serie di nodi, in sé chiarissimi, se si deve prendere un treno da Milano a Livorno e apprendere che si dovrà passare per Genova, potrebbe estrapolare con esattezza la forma dell'Italia. La forma esatta dell'Italia non interessa chi deve andare alla stazione. I romani avevano tracciato una serie di strade che connettevano ogni città del mondo conosciuto, ma ecco come queste strade venivano rappresentate nella mappa romana detta Tabula Peutautergiana, dal nome di chi nel 400 ne aveva scoperto una versione medievale. La mappa è molto complessa, perché la parte superiore rappresenta l'Europa e quella inferiore l'Africa. Ma siamo esattamente nella situazione della mappa ferroviaria. Quella specie di fiumiciattolo che separa le due rive sarebbe il Mediterraneo. Nessuno può pensare che i romani che attraversavano continuamente il Mare Nostrum o i navigatori medievali della Repubblica Marinare pensassero che il Mediterraneo fosse stretto come un fiume. Il problema è che non interessava la forma dei continenti, ma solo la notizia che c'era una strada che permetteva di andare da Marsiglia a Genova. Si vede ora il Cristo giudice tra gli apostoli del beato angelico del Duomo di Orvieto. Il globo, di solito simbolo del potere sovrano, tenuto in mano da Gesù, rappresenta una mappa tirovesciata. Se si segue lo sguardo di Gesù e si vede che egli sta guardando il mondo, e quindi il mondo è rappresentato come lo vede lui, dall'alto e non come lo vediamo noi, e quindi capovolto. Se una mappa T appare sulla faccia di un globo, vuol dire che essa era intesa come rappresentazione bidimensionale di una sfera. La prova potrebbe essere giudicata insufficiente perché questo affresco è del 1447 e quindi di un medioevo molto avanzato. Ma ecco come nel Liber Floridax appare un globo imperiale che reca sulla faccia visibile una mappa del genere, e siamo nel XII secolo.